Trescianto, Castelvecchio, siamo di nuovo in compagnia di Giovanni Breccia, il candidato sindaco per la lista numero 2, il comune per tutti, a cui concediamo il diritto di replica all'intervista dell'altro candidato sindaco, Giuliano Carboni. A te la parola, Giovanni. Grazie Mauro, ciao a tutti. Sì, dopo aver visto ecco, l'intervista di Giuliano, chiaramente ecco, volevo replicare alcune cose che erano state esposte. Insomma, prima tra tutti il discorso del programma copiato, che insomma, Giuliano puntava su alcuni punti che corrispondevano tra i due programmi, uno tra tutti era quello delle telecamere di sicurezza, l'altro quello del wifi, se non ricordo male, sulle telecamere posso dire che basta prendere i bilanci degli ultimi 2 anni, che sono comunque fruibili a tutti e presentati anche in consiglio comunale, in cui da ben 2 anni c'è una voce riguardante la telecamera per il servizio di sicurezza, un progetto che attendeva il finanziamento della Regione Marche, quindi da 2 anni è già in bilancio e quindi di sicuro non era possibile ecco, copiarlo in questo senso. Inoltre sul wifi c'è un bando della Regione Marche ugualmente che è fuori da penso almeno 3 mesi a cui noi intendiamo partecipare, quindi è un bando pubblico che non è uscito adesso ma è uscito già da un po' di tempo. Quindi ad esempio su questi 2 punti insomma, mi sembra palese che non ci sia stata nessun tipo di, anche perché obiettivamente degli amministratori che comunque sono in carica da 10 anni, penso ecco, che copiare dei programmi sia insomma un'accusa abbastanza risibile. Inoltre Carboni faceva riferimento a un nostro processo che ad onor del vero è iniziato circa una decina d'anni fa, su cui noi abbiamo chiesto un rito abbreviato per cercare di arrivare a una conclusione il prima possibile, ma su 3 delibere di giunta, diciamo, in 10 anni non siamo riusciti ad arrivare alla conclusione del processo. Poi se andrà prescritto o meno, questo non lo so. Noi attendiamo il secondo grado di giudizio proprio perché riteniamo di non aver compiuto nulla di illecito. Tra l'altro, in questo procedimento ci sono anche il segretario comunale, alcuni dirigenti dell'ufficio, quale Baruffi e Stefano Sora, che chiaramente con l'amministrazione non hanno nulla a che vedere, quindi le cose sono no, tutto il comune praticamente compreso. Tra l'altro il pubblico ministero che l'accusa aveva chiesto addirittura la soluzione di tutti gli assessori, cosa no, abbastanza particolare. E su questo punto voglio anche dire che le spese processuali sono a carico degli amministratori, quindi il comune non spende nulla, ma siamo noi che già abbiamo dovuto tirar fuori no, qualche soldino per i nostri avvocati. Quindi gli amministratori non sono coperti, mentre i dipendenti pubblici sono coperti chiaramente dall'ente comunale. Per quanto riguarda poi altri punti che hai elencato, come il discorso dei collaboratori che con Carboni insomma, intendono iniziare un'attività, persone per quello che conosco rispettabili senza nessun problema, faccio solo riferimento a uno dei maggiori, probabilmente, che è Raffaello Tomasetti, che è stato candidato sindaco 10 anni fa contro la nostra lista, e un altro suggeritore che tra l'altro suggeriva, no, diceva Carboni, di vendere alcuni stabili comunali per poi costruire una scuola nuova, che è Golfardo Mancini, uguale candidato sindaco 10 anni fa, quindi mi lascio un attimino, ecco, il rinnovamento e il cambiamento che propone Carboni, se passa, no, anche da queste persone, mi sembra che ecco, ci sia molto di già visto. Poi ecco, ha enunciato altri punti, quale ad esempio l'utilizzo dell'ex mattatoio comunale per capannone della Proloco, ad esempio, per centro del riuso. Per quanto riguarda il capannone della Proloco, chiunque ha movimentato un attimino le tensostrutture della Proloco, i bancali dei tavolini, sa bene che lì dentro, con tutta la buona volontà, non ci potrebbe entrare nulla perché i locali sono stretti, non ci si può entrare con un muletto, quindi non è mancanza di volontà. Magari avessimo uno stabile da dare
alla Proloco per il magazzino sarebbe di sicuro una cosa auspicabile. Così uguale per il centro del riuso, che il mattatoio andrebbe completamente ristrutturato, tant'è che il centro del riuso, insomma, lo abbiamo sviluppato con San Lorenzo, che lo ha inaugurato non tanto tempo fa, quindi ci abbiamo anche partecipato, quindi è una cosa che ci piacerebbe molto, ma l'ex mattatoio così com'è non è assolutamente utilizzabile per infiltrazioni d'acqua e per barriere proprio all'entrata, insomma, andrebbe rivisto un po' nel complesso. Per quanto riguarda poi il finanziamento del bar, a cui mi fa piacere che anche Carboni, insomma, è, diciamo, favorevole alla realizzazione di questo servizio per la struttura, faceva riferimento lui ad alcuni interventi, ad esempio in copertura sintetica dei campetti, no? Rifacimento dei spogliatoi, eccetera, eccetera, progetti che nella complessità di quello che ha enunciato, compreso il percorso vita, si aggirano senza esagerare intorno ai 250 mila euro, perché noi il progetto per gli spogliatoi ce l'abbiamo mandato al CONI per ottenere un finanziamento a fondo perduto, che al momento non è ancora arrivato, ma il progetto c'è già, quindi l'idea del costo non è un'idea, ma è una cosa su carta. Tra l'altro poi faceva riferimento anche ad utilizzare parte del mutuo per completare il percorso vita, cosa che ci tengo a sottolineare, non è possibile perché sono linee di credito e di finanziamento separate, non si può utilizzare un mutuo che è stato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per una ristrutturazione, quindi strutturale, una spesa di investimento per fare acquisti che sono di spesa corrente, come panche o cose di piccolo conto di questo genere, giochi o cose del genere, quindi non è possibile di sicuro farlo in questa maniera. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, su cui puntavano molto anche nei loro volantini che sono stati messi in giro, insomma, Carboni ha solo fatto riferimento ad un aumento indicativo di bidoni per il comune, che chiaramente comporterebbe senza ombra di dubbio un aumento di costi, perché altrimenti sarebbe troppo semplice, no? Posizionare solo dei bidoni in più, cosa che con ASET abbiamo visto più volte, insomma, l'ottimizzazione del servizio è un equilibrio tra costi e benefici, chiaramente. E faceva anche riferimento ad un deposito per l'organico, sarebbe un centro praticamente di raccolta che non può essere realizzato in un piazzale così, ad esempio comunale, che ne so, senza nessun accorgimento, perché quando si parla di rifiuti ci sono delle normative precise e bene che va, un centro di smistamento e di raccolta costerebbe 70 mila euro, anche se la provincia ci ha preventivato dei costi maggiori, diciamo. Quindi ecco, anche su questo punto bisogna essere precisi perché le cifre sono fondamentali anche per poter poi realizzare dei progetti. Per quanto riguarda il patto di stabilità, beh, lui dice semplicemente ce l'hanno tutti i comuni dal 2013, quindi no, anche noi potremo fare delle cose sotto il patto di stabilità. È vero che è dal 2013, ma è anche vero che le spese del 2012 andavano a far patto di stabilità sul 2013, quindi in realtà non è solo il 2013 che è stato interessato, ma anche il 2012, quindi sono già 2 anni e mezzo praticamente che il comune deve fare i conti con il patto di stabilità. Notizia di oggi, la stragrande maggioranza dei comuni, circa 4.000, non ha ancora stabilito le aliquote TASI, no? Quindi ci sono grossi problemi per chi deve fare denunce dei redditi, eccetera, eccetera, cosa che ci tenevo a sottolineare, cioè la difficoltà degli enti pubblici a legiferare su normative che sono molto vaghe. Noi l'aliquota l'abbiamo fissata il 30 di aprile, che è l'aliquota base dell'1 per 1000, quindi per quanto riguarda il nostro comune, insomma, ci siamo portati avanti, ecco. E poi ecco, sono state enunciate alcune cifre, ad esempio su Mancini e Gianfranco, no? Tra l'altro cifre che non riportano la totalità del progetto anziani, che riguarda più di 14 persone inizialmente, poi con l'Auser, no, si è provveduto anche a far entrare altre persone, quindi era chiaro che era un attacco personale a Mancini, che tra l'altro aveva fatturato quegli importi, quindi
era una cosa diversa, a cui va tolta quindi l'IVA e poi la tassazione che chiaramente ogni fattura comporta. Quindi l'attacco personale, sinceramente, io non lo concepisco, anche perché il progetto anziani è un progetto che viene da lontano, che riguarda anche una parte di diversamente abili e che quindi comprende una realtà ben maggiore rispetto a quella che ha evidenziato Carboni. Inoltre, noi puntiamo molto, oltre al progetto anziani, anche al discorso della collaborazione con l'AVURS per l'assistenza sociale. Lui faceva riferimento, ad esempio, alla possibilità di far lavorare queste persone invece di dargli semplicemente un pacco viveri. Faccio presente che non è possibile far lavorare delle persone nell'ambito comunale perché non possono utilizzare dei mezzi, ma non possono proprio essere messi in forza lavoro, se non in progetti come quello dell'Auser, che però riguarda pensionati. Chiaramente ci avevamo pensato anche noi. L'ultimo punto era quello, ad esempio, della casetta dell'acqua che avremmo copiato, no? Chiaramente la casetta dell'acqua al comune non è costata, perché la spesa se l'è sobbarcata l'azienda. Quindi non è che la casetta dell'acqua non costa, ma ha un costo che si aggira intorno ai 20.000 euro e ogni azienda chiaramente deve fare una valutazione economica sulla validità o meno di poter installare un'altra casetta in tempi molto brevi. Quindi l'azienda che ha fatto la prima installazione chiaramente ha voluto controllare nel corso del tempo i consumi e quindi il rientro economico se era nei tempi stabiliti o meno. E chiaramente riguardo a questo, se l'azienda comunque decide di non procedere a un'installazione di una seconda casetta dell'acqua, si può comunque fare un altro bando che magari veda la partecipazione di aziende terze che possono essere interessate. È chiaro che l'ideale è su due paesi avere almeno due casette dell'acqua, così da evitare, no, problemi di file, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda, poi sì, non so, sei. Sì, avrei un paio di domande, visto che siete stati tirati in ballo, su delle cause per usucapione nel centro storico di Monteporzio che avrebbe suscitato parecchio malcontento. Se ci puoi dire qualcosa Ma a io penso questo, spiegare che, un po' meglio la sì, situazione. che un candidato sindaco come Carboni, che ha compiuto il suo primo atto installando dei paletti in ferro o delle fioriere che siano su una piazza Garibaldi pubblica, no, mette in evidenza qual è il suo intento. Lui dice che noi non vogliamo far parcheggiare, noi non vogliamo. In realtà è lui che ci ha diffidato con una lettera a non utilizzare quello spazio perché è di sua proprietà, quindi per gli eventi pubblici, per le manifestazioni. Quindi il nostro intento in realtà non è di andare contro qualcuno, ma è semplicemente quello di mantenere il centro storico fruibile a tutti, perché se andiamo a vedere nei mappali del catasto, cioè praticamente quasi la totalità del centro storico di Monteporzio è assegnato a uno o un altro, pur essendo da sempre, da epoca storica, oltre ai lavori che sono stati fatti più di 20 anni fa, di rifacimento diciamo, del manto stradale in porfido o in mattoni, è da sempre fruibile a tutta la cittadinanza. Quindi è chiaro che anche in una manifestazione pubblica, quale quella della Proloco, dall'Uva al Vino, ci veniva chiesto diciamo, l'utilizzo gratuito del suolo pubblico, ma se andiamo a vedere nel particolare, fosse successo qualcosa, sarebbero stati responsabili quelli che risultano proprietari sulla carta, no? Quindi anche per sistemare queste incongruenze, è chiaro che bisognava diciamo, regolarizzare la situazione in modo tale che effettivamente il comune potesse, ecco, essere non solo possessore, ma anche proprietario Sarebbe delle aree. stato più, magari meno conflittuale, accordarsi con i proprietari e visto che comunque nell'ultima lettera che è stata poi postata anche su Facebook di Chiocci,
fa riferimento a questo? Guarda, riguardo all'accordo non ci sono problemi, nel senso che questa è stata una prima fase in cui c'è stata una comunicazione. Nulla vieta nella fase successiva, quindi prima di andare ad un eventuale livello giudiziale, di accordarsi e di, anzi, era proprio questa la strategia, di trovare un modo per eventualmente, con donazioni o cose di questo genere, per bypassare completamente il problema dell'usucapione. Tra l'altro Carboni espone cifre mega galattiche sul costo di questa, sì, perché dice 5.000 euro ogni proprietario. In realtà abbiamo già agli atti un preventivo dell'avvocato, sia di spese fisse sia di spese sue, che non supera i 5.000 euro complessivi. Quindi il nostro avvocato Valentini, sono atti pubblici, magari si possono prendere anche quelli. Si possono dare visionarie. Esatto. Resta il fatto che comunque si poteva cercare una linea un po' meno legale, un po'. Guarda, a livello di colloquio, io so che ci sono stati diversi colloqui. Visto comunque la risposta, certo, che mi sembra abbastanza. La risposta dura, di Chiocci, sinceramente, direi innanzitutto a livello. Perché diciamo, tocchiamo anche il punto poi dell'asilo. Sì, sì, a livello di trasparenza, io più che di trasparenza la definirei quasi complottista, perché pubblicare una lettera che ancora non è arrivata a protocollo. No, quindi non è stata protocollata? No, penso sia stata protocollata probabilmente stamattina, no? E questo è già qualche giorno che gira, perlomeno singolare, no? Nel senso che un avvocato rispettabile come Guidi, che tra l'altro era l'avvocato del sindaco Patrignani negli scorsi anni, mi sembra alquanto singolare. In più Carboni mette nel suo programma che ha intenzione di acquistare, in accordo con i vecchi proprietari, lo stabile dell'asilo donato, quindi già di proprietà del comune, perché essendoci stata una donazione quasi un secolo fa, perché 1925. Con delle clausole però? Sì, ci sono delle clausole che tra l'altro sono già state viste, perché le suore francescane non sono più a Castelvecchio dall'anno scorso, purtroppo, perché abbiamo sempre avuto, ma non insegnavano più nell'asilo già da un paio d'anni. Quindi diciamo che a livello di insegnamento era già tutto comunale o statale, quindi queste clausole sono già state viste a livello amministrativo dagli uffici e dai legali, e insomma si ritiene che tra l'altro ce n'erano ben altre prima di clausole, oltre a quella che ha annunciato Carboni, che non ci siano assolutamente problemi sul il mantenimento dell'asilo in quello stabile. Ti dico, Carboni intende comprare uno stabile che già è di proprietà comunale, quindi ci sarebbero degli esborsi con fondi pubblici per avvantaggiare, non ho capito bene chi, magari questo ce lo potrà ridire poi lui. Sì, anche perché mi sembra logico un diritto di controreplica. Assolutamente, ci mancherebbe. Di Giuliano a questa tua replica. Guarda, l'ultima cosa sul patto di stabilità, perché così eravamo colloquio 4-5 giorni fa con il sindaco di Pesaro a San Michele, parlavamo dell'alluvione di Senigallia, quindi tutti i problemi che ne sono derivati, e il sindaco di Pesaro ci annunciava che lui aveva progettato una cassa di espansione per il Foglia, quindi per evitare che anche a Pesaro potessero succedere cose del genere, del costo di 6 milioni d'euro. Disponibili i finanziamenti, disponibili anche i fondi per 700.000 euro per diciamo espropriare i terreni necessari ad effettuare la cassa depositi e prestiti. Chiaramente il patto di stabilità non gli permette di effettuare questo lavoro, e quindi lui si deve assumere la responsabilità di eventuali allagamenti, pur avendo tutto pronto per realizzare questi lavori. Tra l'altro in uno dei volantini di Carboni si annunciava la mancanza del progetto sulla variante alla strada 102, la strada provinciale che passa nel centro storico di Monteporzio. Il progetto ci è stato consegnato, è un progetto che prevede appunto una nuova strada che collegherebbe quindi il quartiere di via Gandhi, via Martin Luther King,
La provincia ci ha detto: guarda, il progetto è completato, definitivo. Chiaramente noi da qui alla fine dell'anno non abbiamo idea di che fine farà la provincia, né di quale funzioni avremo da portare avanti, né con quali fondi. Quindi è chiaro che il progetto c'è, è fattibile, ma tutto dipende da quale sarà il futuro, insomma, dell'ente provinciale, soprattutto l'intenzione che avrà il governo su come attribuire i fondi. Questo è fondamentale. Quindi con questo io direi che penso abbiamo sviscerato quasi tutti i punti. Io ringrazio Giovanni Breccia per questa intervista. Da Teleschianto è tutto, alla prossima. Ultima cosa, Grazie. ci vediamo martedì sera in piazza 24 Maggio a Castelvecchio per un incontro pubblico. Grazie mille. Arrivederci.